Amici autoappassionati, eccoci a Ginevra. Oggi cominciamo raccontandovi il marchio Jeep, lo stand Jeep, qui nella rassegna svizzera. Cominciamo subito con uno dei pezzi più forti, la Jeep Wrangler, che si è recentemente rinnovata. Come potete vedere, in questo caso abbiamo un allestimento Rubicon a passo corto, quindi da tre porte, e cominciamo a farvela vedere un po' esteticamente per raccontarvi le novità. Novità che si vedono subito: si parte dalla classica griglia con le sette feritoie e si prosegue invece con un nuovo faro. Abbiamo un faro a LED diurno, quindi molto più nuovo, e lateralmente possiamo vedere la gommatura generosa di questa versione Rubicon. E soprattutto possiamo vedere che la silhouette complessiva non è cambiata, è rimasta sempre quella classica. Qua, quando si cambia, non si deve cambiare troppo, perché questa rappresenta un'icona del marchio e quindi bisogna sempre fare attenzione. Molto interessante però, anche al posteriore abbiamo delle novità, che è sempre rappresentata dal nuovo gruppo ottico posteriore. Abbiamo questa forma, adesso se ne troviamo uno con il faro illuminato ve la facciamo vedere meglio, perché questa forma qua è praticamente, richiama un pochino l'interno di quello del Renegade, da cui tra l'altro Renegade si ispira alle forme del Wrangler. Abbiamo questo faro che comunque è a LED, quindi di nuovo molto innovativo, e questa Wrangler rappresenta un po' un mix tra il passato e il presente del marchio. Adesso spostiamoci verso la versione a passo lungo, la 5 porte, in questo grigio, ed eccoci qua. Rivediamo di nuovo il faro, qua lo vediamo un po' meglio perché la colorazione grigia permette di vedere un po' meglio le differenze con lo stacco, diciamo, dalla carrozzeria alla colorazione. Poi cerchiamo di farvi vedere adesso gli interni, soprattutto, che cambiano molto. Apriamo la portiera, andiamo dentro. Eccoci a bordo della nuova Jeep Wrangler. Possiamo vedere che qua abbiamo una strumentazione con due cerchi analogici classici del contagiri e del contachilometri, e poi abbiamo uno schermo centrale che ha colori, oltretutto LCD normale, diciamo più aggiornato, più nuovo. Al centro in questo momento purtroppo è spento, vediamo se si riesce ad accendere il quadro, vediamo se si accende, no, non si accende, comunque ecco, si è acceso, sì. Abbiamo un 8,4 pollici, quindi il nuovo sistema di infotainment che abbiamo ritrovato sul Renegade recentemente e che si è esteso sulla gamma, è stato lanciato da Compass e poi l'abbiamo trovato su Grand Cherokee, adesso lo troveremo su Cherokee, e su Compass c'era già, ed è arrivato anche su Jeep Wrangler. Vediamo gli interni, rimangono con la stessa ispirazione del precedente, però abbiamo tutta la strumentazione completamente rinnovata. Ritroviamo anche la classica barra che distingue i modelli del Wrangler dagli altri modelli della gamma, e abbiamo però alcune personalizzazioni in più, come queste maniglie che potete vedere, che riprendono un po' le forme estetiche, le forme esterne, soprattutto quelle dei fari. Vediamo anche i dettagli, dove in Jeep sono particolarmente attenti, e si vede anche qua il logo Jeep, della Jeep Willys del 1941, la capostipite del marchio, a cui poi tutti i modelli si sono ispirati. Abbiamo anche, come da sempre ci ha abituato Jeep, abbiamo sia le marce del cambio automatico, in questo caso, che comunque sarà un cambio aggiornato, molto probabilmente sarà il 9 rapporti che abbiamo già trovato su Wrangler e sul restante vetture della gamma, e poi però abbiamo anche le ridotte, che non mancano mai. Andiamo fuori e facciamo vedere le altre novità del marchio. Facciamo vedere questo modello qua, in versione appunto grigia a passo lungo. Lo facciamo vedere nel complesso, che è molto, si vede molto, cioè, diciamo, le novità di questo muso, di questo nuovo frontale con i fari a LED, si vede molto bene. Abbiamo anche appunto un'ulteriore novità qua, possiamo vedere, che è rappresentata da questa parte sul paraurti che integra la freccia. E facciamo vedere ancora un'altra versione. Facciamo vedere. Ovviamente c'è tanta gente, perché questa è una grande novità. Questa è la versione Rubicon, leggermente smontata, diciamo, perché si può viaggiare open air
e si può anche, come potete vedere, staccare il parabrezza per poter viaggiare nella più totale libertà, come potremmo definire. Spostiamoci invece dal Wrangler ad un'altra novità. Questa è la novità più sportiva della casa di Jeep. Abbiamo qua, eccoci qua, vi facciamo vedere l'ultima grande novità, che è il Jeep Cherokee Trackhawk. Questo è il Trackhawk ed è la versione del Grand Cherokee più potente di sempre, perché è la versione con 700 cavalli dati dal 6200 V8, che le permette di essere praticamente la Grand Cherokee più veloce di sempre, con 3,7 secondi da 0 a 100. Pensate, più sullo 0 a 100 siamo sui più veloci dell'Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio, per farvi un esempio, sempre in casa FCA. E poi abbiamo una velocità massima di 289 km all'ora. Diciamo che si tratta di una versione evoluta del Grand Cherokee SRT, che aveva 468 cavalli, qua ne abbiamo 700 addirittura. Il badge identificativo è simile a quello del Trailhawk, però qua abbiamo un'aquila con la scritta proprio Trackhawk, e poi soprattutto abbiamo 4 scarichi, 2 da un lato e 2 dall'altro. Non sono tantissime novità, a parte a livello estetico, soprattutto a parte un impianto frenante Brembo di notevoli dimensioni con dischi baffati. Qua infatti possiamo vedere tutta la sua bellezza, l'impianto frenante Brembo giallo a 6 pistoncini con gomme da 295-45 con cerchi da 20. Andiamo a vedere la terza e ultima novità dello stand qui dello stand Jeep a Ginevra. Andiamo verso questa versione grigia ed è il nuovo Cherokee. Cherokee si rinnova, propone la grande novità che è dovuta ai fari anteriori. Sono i fari anteriori infatti la vera novità, adesso vi facciamo vedere meglio anche sulla versione grigia. Si abbandona in sostanza il faro a LED diurno che c'era in precedenza, che era staccato dal faro anabbagliante da tutto il resto del faro. Adesso facciamo vedere il posteriore. Eccola qua, questa è la versione limited. Il faro posteriore ha un LED per la eccoci, siamo tornati in diretta, problemi di connessione. Stiamo facendo vedere il faro posteriore della nuova Cherokee. Come possiamo vedere, appunto, adesso la versione nera. Passati sulla versione nera, che ci fa vedere appunto questo faro a LED posteriore, e poi abbiamo queste quattro divisioni praticamente che denotano la caratterizzazione estetica del faro. All'interno anche abbiamo diverse novità, e la prima di tutte è il sistema infotainment, che è stato rinnovato come sugli altri modelli. Possiamo vedere, c'è il messaggio di benvenuto di Jeep classico, e abbiamo piccole modifiche, niente di